Ben trovate telespettatori del circuito televisivo Giulia Italia, nuovo appuntamento dopo la pausa estiva con Piazza Municipio. In nostra compagnia come sempre il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Sindaco ben trovato anzitutto. Grazie, ben ritrovati a voi qui a Via Verdi in Consiglio Comunale. Ecco appunto eh, una ripresa già bella densa di appuntamenti, innanzitutto questi lavori del Consiglio Comunale, tra i diversi argomenti in discussione anche la questione del campo rom. Sì, eh... C'è stato, come tutti sanno, un'azione criminale gravissima qualche giorno fa con l'incendio a Scampia nell'area del campo Rom, quindi stiamo discutendo in Consiglio Comunale di come nella città di Napoli si possa integrare una comunità di persone che decide di eh, vivere nella nostra città con diritti e doveri per tutti, sì inclusione mai più baraccopoli. Noi abbiamo dovuto immediatamente tamponare all'emergenza incendio perché c'era da tutelare il diritto alla salute in quell'area come relazionato dall'ASL e quindi con una sistemazione che voglio ricordare temporanea perché sento eh, agitazioni, proteste, non c'è nessuno spostamento di... Abitanti della nostra città in altri quartieri, quindi avremo per alcuni giorni un nucleo ridotto di abitanti della comunità rom allocati nell'auditorium di Scampia. Un'altra parte per un periodo leggermente più lungo, ma non oltre il Natale di quest'anno. Nella zona di Scampia all'interno della caserma Boscariello. Quindi Miano non viene interessata assolutamente. Nel frattempo, da qui a Natale realizzeremo un'area. In un luogo dismesso, in cui finalmente superare quella vergogna delle baraccopoli, garantire diritti a tutte le persone, anche doveri, perché è bene che chi decide nella nostra città deve avere diritti e deve avere doveri. Ancora una volta, Napoli si distingue da altre città dove si sente il rumor di Manganelli e dove non si ha la capacità di garantire diritti apparentemente contrapposti, qui proviamo senza risorse a dare buona prova di noi stessi. Ecco, sindaco, diciamo che un po' la questione Rom, così anche come quella dei migranti, è una questione un po' più complessa. Uh, più in generale in Italia c'è un momento un po', tra virgolette, effervescente, ci sono tensioni tra italiani e migranti, complici soprattutto i fatti di cronaca. Qui a Napoli c'è un'integrazione che fortunatamente, tutto sommato, tiene, anche se... È ovvio le proteste poi non mancano quando viene interessato qualche quartiere. Ma lei è stato anche moderato nell'usare il termine effervescente. Io credo che nei prossimi mesi nel Paese quasi non si parlerà d'altro che di rifugiati politici, di persone con la pelle scura, di come può fare il nostro Paese a coniugare interessi apparentemente contrapposti. Bisogna stare molto attenti. Perché l'Italia e soprattutto l'Italia del Sud è stata molto lasciata sola. I comuni e gli enti locali non ne parliamo proprio, senza risorse economiche. E poi bisogna non confondere la giusta esasperazione, sofferenza di abitanti di alcuni territori che vogliono risposte per una maggiore riqualificazione dei loro territori come un razzismo nei confronti di altre persone. Noi tutti dobbiamo essere bravi a vincere questa sfida. Si può stare tutti insieme, comunità di diversi, dove chi sta nella nostra città da qualunque parte provenga, si deve sentire accolto e quindi partecipare alla vita collettiva della nostra città, dare risposte tutti insieme più forti laddove ci sono delle sofferenze per capirci Parlando anche e soprattutto di immigrati, la zona del Vasto della quarta municipalità della nostra città, dove abbiamo messo in campo e metteremo in campo azioni molto efficaci. Insomma, non è con le mura, non è col filo spinato, non è con la violenza, non è col razzismo, non è col cacciare altre persone che si vive meglio, anzi, è esattamente il contrario. È una sfida difficile, ma Napoli vuole essere diversa rispetto a quelle immagini di chi caccia le donne incinta, chi caccia i bambini oppure chi. È intollerante nei confronti delle persone che hanno una pelle di colore diverso. Sappiamo che ci sono delle difficoltà, ma credo che col, col buon senso di tutti, con una buona sinergia istituzionale e con dare risposte sui territori di riqualificazione e di rigenerazione urbana, noi potremmo dimostrare, così come la storia di questa città, che noi siamo una comunità di storie tanto differenti le une dalle altre e la differenza può essere anche una ricchezza, se siamo bravi, compreso una ricchezza economica. Ecco Sindaco, noi siamo alla ripresa eh, quest'estate, tracciamo un po' un bilancio, come è andata? Beh, è stata un'estate durissima dal punto di vista lavorativo e devo dire anche assai drammatica, quindi partirei prima dalle cose negative, francamente, che sono quelle che mi hanno impegnato maggiormente eh, ogni giorno, quindi ferie. Non ci sono state, certo. Qualche giorno mi sono fisicamente allontanato e ho raggiunto la mia famiglia. Ma non c'è stato un giorno che non ci siano stati problemi molto seri. Al di là di quelli ordinari, ANM, le partecipate, il debito, i problemi quotidiani, noi abbiamo avuto un incendio devastante sul Vesuvio. Che è vero che non è il comune di Napoli, ma il Vesuvio e Napoli potremmo dire hanno un legame naturale, hanno un legame viscerale, hanno un legame addirittura che viene dal sottosuolo e quel patrimonio naturalistico noi non lo vedremo più le nostre generazioni non rivedranno più quei boschi per mani criminali e quindi dovremmo ben capire quali sono state queste mani criminali il faito le montagne gli astroni nella città di Napoli gli incendi nell'area orientale gli incendi a Scampia gli incendi al Vomero gli incendi a via Petrarca quindi bisogna capire che è successo non può essere solo siccità che pure è stata gravissima altra emergenza estiva che non ha piovuto per tantissimo tempo, adesso un po' di pioggia finalmente è arrivata e l'area si è anche un po' rinfrescata. C'è stato il terremoto a Ischia, praticamente a pochi uh, uh, chilometri di acqua dal nostro territorio, quindi solidarietà non solo ai familiari delle vittime, ma anche a chi è rimasto provvisoriamente senza casa, anche lì ci siamo subito attivati come Comune di Napoli e Città Metropolitana per dare una mano. Un ringraziamento, se me lo consentite, lo voglio fare a tutti i volontari e a tutte le istituzioni che è, hanno lavorato tantissimo quest'estate: dagli incendi al terremoto, a, alla prevenzione del terrorismo. Non ci dimentichiamo l'attentato gravissimo a una città a cui siamo legatissimi, che è Barcellona. È stata un'estate, e un potrei citare anche altri casi davvero dura e davvero drammatica. Poi c'è una Napoli splendida, nel senso che continua a essere piena di turisti. Questa è una notizia straordinaria perché significa economia, significa lavoro, significa un racconto della città importante. Io anche in questi giorni ho parlato con tanta gente che viene da altre parti d'Italia, altre parti del mondo, entusiasti di Napoli per l'accoglienza, l'umanità, il rapporto qualità-prezzo. Questo è un un racconto che faranno della nostra Napoli che fa un gran bene alla nostra città. Quindi il lavoro che ci aspetta a settembre è durissimo, però abbiamo un vento in poppa fatto di una città che finalmente si è riscattata, che ci dà grande energia. Sindaco, ci spostiamo alla città metropolitana, lei anche lì E Sindaco. Non sono mancate le polemiche politiche in questo periodo ad animare il dibattito, la questione dei nuovi staffisti alla città metropolitana, oggi la dichiarazione di Orfini che addirittura parla di un inciucio tra lei, appunto l'area di De Magistris, il PD e Forza Italia, ma ci sono realmente questi nuovi staffisti, c'è realmente questo inciucio? Che è successo? Guardate, come finora abbiamo detto, la mia estate è stata tutta concentrata su storie vere, alcune belle abbiamo detto, altre molto drammatiche. Poi ci sono state storie, per carità, da ombrellone, o anche storie che non esistono, come questa degli staffisti. Ci sono stati due temi che, un po' se non fossero amari per la cattiveria con cui talvolta vengono fatti, mi hanno quasi fatto sorridere: il dibattito estivo del corno, quasi come se il corno del lungomare fosse il progetto del sindaco, si sveglia la mattina e con un imperatore imbazzito dicevo sul lungomare a me mettere un corno. Non è così è che siccome questa città è ripartita alla grande e siccome il Lungomare, che il mio obiettivo è quello di riqualificarlo, ma è diventato anche un brand, l'albero ve lo ricordate, pro e contro, alla fine il bilancio può essere stato un, un successo complessivamente al di là delle critiche. Noi abbiamo fatto un bando, cioè abbiamo chiesto a tutti che progetto volete presentare per il prossimo Natale sulla rotonda Diaz, ma mi pare una bella cosa che un'amministrazione sia... E sono stati presentati dei progetti e la commissione che doveva giudicare ha deciso che questo progetto di un corno gigante era il migliore. Adesso c'è una commissione che ha deciso. Ci saranno i pareri che devono dare altre autorità e si vedrà se questo corno per qualche settimana ci sarà o non ci sarà. È totalmente fisiologico che ci siano i pro e che ci siano i contro. Però lei adesso mi sta facendo la domanda e io rispondo volentieri. Ma le devo dire la verità, quest'estate... Mi sono sottratto perché ero impegnato da ben altri problemi. Come gli staffisti, io non ho assunto uno staffista in città metropolitana, non sono gli staffisti di tema, non sono gli staffisti di De Magistri. I consiglieri metropolitani con delega, siccome ricordiamolo perché si parla spesso della politica che, come dire, che macina e spende soldi, in questo caso il consigliere metropolitano non prende neanche il gettone di presenza, non ha nessun. È monumento, nonostante tutti noi facciamo un lavoro delicato, compreso io come sindaco della città metropolitana e come con Conugassi, Sindaco e Presidente della provincia, non prendo un euro con tutte le responsabilità che mi prendo. Io non avevo esigenze di staffisti, non le ho chieste. I consiglieri degli altri gruppi politici, tutti, hanno detto se c'era la possibilità normativa e finanziaria e amministrativa di poter avere ognuno di loro un collaboratore a tempo indeterminato per aiutarli chiaramente in un lavoro complicato che vogliono fare bene. Quindi mentre altri licenziano, qui c'è tutto sommato una proposta anche di, di alcune persone che potrebbero prestare servizio. Qualora questo dovesse accadere avviene con procedure chiare, con procedure trasparenti, con opportunità, come dire, di meglio far funzionare l'ente. Amministrativamente si può fare, normativamente si può fare, finanziariamente non si può fare, io non assumerei nessuno sta fissa di Luigi De Magistris, quindi veramente non riesco a capire anche qua di che polemica, di che inciucio, forse a qualcuno dà fastidio che nella città metropolitana di Napoli invece di far crescere il veleno si sta provando tutti quanti insieme, ognuno con la propria autonomia, ognuno col proprio ruolo, qualcuno, ognuno con la propria responsabilità ad agire nell'interesse delle collettività. Io non ho politicamente nulla in comune col Partito Democratico, con Forza Italia, con tutte le altre persone che politicamente sono all'opposizione, ma se lavoriamo insieme per il territorio, come abbiamo fatto sul Vesuvio, sul Faito, a Ischia, per le scuole, ma non è una bella cosa, non è una cosa che viene apprezzata dai cittadini. Altri cospargono veleno e noi qui proviamo a lavorare insieme ognuno nelle sue diversità. In chiusura, come sempre la domanda al tifoso, siamo alla ripresa, che squadra vede? Beh, il Napoli ha cominciato bene, ha cominciato bene già nel precampionato. Vedo maturità, vedo concentrazione, vedo voglia di vincere, anche il buon esito la vicenda di Pepereina ci fa ben sperare. Abbiamo cominciato bene anche con le vittorie. Bisogna mantenere i piedi per terra perché quest'anno è più difficile. È vero che noi siamo a mio avviso più forti come maturità, concentrazione, modulo di gioco, ma ci sono anche altre squadre che sicuramente si sono rafforzate. Non c'è più solo la Juve e la Roma, c'è il Milan, c'è l'Inter, comunque sono anche altre squadre come la Lazio. Quindi sarà un campionato difficile, però abbiamo cominciato col piede giusto. Allora buon lavoro, ci vediamo la prossima Grazie settimana. Anche a voi.